a tale quale con amor mio Mina. Devo dire proprio tale quale. Guarda, lasciamo questa. Questo funziona, per cantare. Lui, mi sembra tutto tale quale, il microfono non abbiamo trovato quello anni 60, però questo era a filo. Ti do questo per parlare, grazie. Bravo, bravo, bravo. Sentiamo però la nostra giuria. Beh, devo iniziare da Loretta. Figlio mio, figlio mio, amore, a imitare non son brava, solo io. Bravo! Bravissimo, bravissimo. Complimenti, non so come tu abbia fatto, ma non voglio saperlo. Non voglio saperlo, un uomo che imita una donna di solito gioca col falsetto e invece non riesce, invece no, perché tutti fanno le vocine così per fare le donne, lui no. Guardate l'effetto, vabbè, di regia in questo momento, eh? Io sono a colori e Mina rimane in bianco e nero. Bravissimo. Aspetta, guarda, se vado qua divento in bianco e nero, vieni tu un attimo a colori, ecco, se io vado in bianco e nero, bravi, poca differenza, poca differenza se vado io. Bravo. Enrico,
Guarda, gli autori sono stati di una cattiveria, ti hanno proprio dato un compito difficilissimo, perché fare Mina. Io ti ho apprezzato perché ci hai avuto un gran coraggio. La parte di sopra sembri Mina, sotto mi sembri un po' più Ornella Vanoni, però. Anche Betty Curtis. Però ma voglio dire, lui è un uomo, sta facendo una donna così importante e difficile come Mina. Io per incoraggiarti te do come il PIL un aumento dello 0,9 ecco, per cento, ma forse sei andato meglio del PIL italiano, eh? Andiamo da Cristian. Il PIL nell'uomo. No, PIL e contro PIL. Ho fatto pure il contro PIL. Per Bacco. Cristian. Beh, noi tutti sappiamo che l'ultima esibizione di Mina è stata la bussola. Tu hai fatto una Mina da perdere la bussola. Bravissimo. Bravo, bravo. Sentiamo Beppe. Che dire? La volevo fare io una fiction su Mina. Sai che dicono che faccio tutto io, cioè parlo. Cioè, Sanremo, a proposito, Sanremo? Fai Sanremo? No, non faccio Sanremo. No, è una cosa che gira. No, che Sanremo. Allora, questa è una prova meravigliosa, una prova d'attore, un grande coraggio. Ho provato una sana invidia, perché hai tirato fuori una capacità straordinaria, interpretativa, voce, movimento del corpo. Starei qua un'altra mezz'ora. Grande emozione, una voce pazzesca, sei una rivelazione, non ti conoscevo prima da adesso, bene, ma sei una grande rivelazione. Bravo! A proposito, no, quando avete detto le somiglianze, ridevo perché non avete visto mai la mia zia Pippa, perché ci assomiglia tantissimo, ma questo non lo sa nessuno. Bravo, grande! Grazie! Grande, grande, grande!